Buongiorno a tutti, parliamo di nuovo di danza in queste interviste di presentazione per, in vista della stagione Eurocamp 2021, ma che hanno lo scopo anche di raccontare a chi ci ascolta che cos'è in generale Eurocamp e di far raccontare ai suoi protagonisti esperienze, aneddoti e tutto quello che può invogliare, diciamo così, ragazzi e ragazze a partecipare alle nostre iniziative estive. Parliamo di nuovo di danza. Con noi Monica Ratti, che abbiamo già avuto ospite e che è da sempre la coordinatrice, l'inventrice, insomma, il deus ex machina del camp appunto dedicato alla danza. E abbiamo con noi, è un grande onore, un grande piacere, la nostra per ora testimonial più giovane, Emma Del Toro, danzatrice non solo già molto brava, ma anche popolarissima, anche grazie a questi nuovi social che generazionalmente io conosco veramente poco, devo dire, ma che per dire già le mie figlie, che sono della generazione di Emma, giustamente amano e apprezzano. Per cui io prima coinvolgo Monica, che è della mia generazione, anche se sembra una ragazzina, e le chiedo, ma prego, ma la danza permette, è uno degli strumenti che permette di arrivare, anche grazie per esempio ai social, a TikTok, poi ce ne parla meglio Emma, di arrivare in maniera immediata anche ai giovani? Sì, devo dire che i social ovviamente adesso stanno aiutando tantissimo. Ora, TikTok negli ultimi tempi è decisamente molto discusso e chiacchierato, anche per certi versi demonizzato. Noi qui non stiamo parlando di fare danza TikTok, che non esiste, nel senso che io sono rimasta molto colpita da Emma, perché fui contattata un po' di tempo fa da lei perché voleva prendere parte a una cosa, diciamo, di danza molto impegnativa. E lei è una ragazza giovane, ma non è un'adolescente, non è una minorenne, che non mi piace utilizzare un minorenne in questa situazione. È una ragazza giovane, fresca, dinamica, che studia danza, che ama la danza e che ha utilizzato TikTok, le piace utilizzare TikTok e ha un seguito immenso. Quindi ho pensato, visto l'approccio che lei ha avuto con me nei confronti della danza, di utilizzare Emma per dialogare con i giovani nel nostro camp, per avvicinare anche coloro che non hanno mai fatto nulla di danza o anche chi sta facendo danza ad alto livello, per utilizzare in maniera adeguata questo social, che comunque viene utilizzato dai ragazzini e dai ragazzi, ma viene utilizzato anche dagli uffizi per fare promozione all'arte, anche dalle grandi istituzioni d'arte, perché è un modo per entrare in connessione con i giovani. Quindi utilizzarlo al meglio, non al peggio. Intanto c'è, i ragazzi lo usano, e allora vediamo di fare qualcosa di utile per noi e anche per loro. Vediamo che discorso serio che ha fatto Monica. Parliamo con Emma, che è più giovane, anche se non adolescente, e la mette più, secondo me, sul pratico e sul quotidiano. Premesso che concordo, adesso al di là delle battute, con quello che dice Monica. No, è importante perché i genitori possono, certo, anche, certo, avere una visione, capito, dire ma che cosa stanno facendo questi? No, noi stiamo facendo questo per avvicinarli, divertirli, ma utilizzarli in una maniera sana. Ma sarà Emma, in effetti, che ci dice la cosa più carina. Io, fra l'altro, premetto che credo che TikTok, come qualsiasi altro strumento, i social attuali, la televisione, la radio, tutto quello che è arrivato nel progresso dopo quello che c'era prima, possa essere stato demonizzato, possa essere visto come qualsiasi strumento è uno strumento, poi è quello che ci mettiamo dentro noi che lo rende uno strumento utile o uno strumento dannoso, per cui che ci possano essere anche delle deviazioni in TikTok come in qualsiasi altra cosa, evidentemente fa parte della, come dire, della logica, della natura, in qualche modo, degli strumenti, che li si possa utilizzare in maniera virtuosa anche agli uffizi, fa parte della stessa natura, l'importante è come li usiamo. Basta parlare noi adulti. Emma, raccontaci un po' intanto, prima di tutto, anche di chi sei tu, della tua, per quanto ancora breve, per età, carriera di ragazza che si è dedicata alla danza, e poi magari parliamo ancora di TikTok, ma insomma, prima di tutto parliamo di te. Grazie di essere qui. Ciao a tutti, grazie, sono felicissima di essere qua e mi fa molto molto piacere. Allora, io sono una ragazza semplice di 20 anni che ama danzare e ballo da quando ho 3 anni, non ho mai smesso. Senti che bello questo accento toscano, senti che bello. Toscano.
non ho mai smesso, ho iniziato grazie alla mia sorella, che ha 27 anni, lei balla anche lei, vedevo lei sempre danzare in questa sala, ho detto vabbè dai iniziamo, quindi da 3 anni ho iniziato e non ho più smesso, e c'è stata subito una connessione con la danza, ecco. Ora fa parte della mia vita, comunque sia lavoro grazie alla danza. Quando ho avuto 14 anni, nel 2014 mi pare, ho iniziato a postare dei video su TikTok, ho visto che la gente iniziava a seguirmi, a farmi complimenti, a seguirmi, e da lì non ho più smesso, ho iniziato a condividere sempre di più i video sulla danza, ovviamente. E niente, è iniziato tutto così, ecco, un po' per gioco, un po' per così a caso. Allora, chi ti conosce già non ha bisogno che tu lo racconti, ma per chi non ti conosce, magari anche ascoltando questa chiacchierata e che quindi fra 3 secondi avrà la curiosità di andare a vedere quali sono i tuoi video di danza su TikTok, in realtà che cosa danzi su TikTok? Che cosa fai? Allora, io studio un po' di tutto, dal classico, moderno, hip hop, contemporaneo, e su TikTok posto sia video di hip hop che di moderno, principalmente, ecco. E poi anche quando sono in sala da danza, visto che ho la fortuna di averla qua vicino, faccio anche video di danza aerea, perché faccio anche danza aerea, quindi nel cerchio e nel tessuto. Sì. Molto bello. E allora, parliamo un attimo anche del rapporto che avrai con Eurocamp, perché a differenza degli altri testimonial che abbiamo avuto fino ad oggi delle varie discipline, come dire, questa è una novità per noi, giusto Monica? Dico bene? Raccontaci anche tu. Quindi questo è un lancio 2021, ecco, che tipo di... Intanto cosa ti aspetti da Eurocamp, Emma? Cosa sai, cosa conosci, cosa ti ha detto Monica? Allora, io mi aspetto... Secondo me è una bella... sarà un bell'evento e non vedo l'ora di andarci, ecco. Spero di insegnare a questi ragazzi come usare al meglio i social, perché negli ultimi tempi sento parlare un po' male dei social, soprattutto di TikTok. Sembra che non si faccia mai nulla di bello, non lo so, io invece prendo sempre, cerco di utilizzare il social, TikTok in questo caso, come se fosse, cioè non so spiegarmi. Beh, come se fosse uno in strumento utile, positiva, naturalmente, positivo. Ah, certo. In maniera positiva. Senti, anche ma Emma, quanta gente ti segue? Quasi 700.000 persone. Ecco, io e te Monica come facciamo, come faremo mai nella vita per essere seguiti da 700.000 persone? Forse ce lo può indicare Emma, perché ecco. Emma farà questo, capito? Un devi essere sempre tu stesso, questa è la cosa, e devi essere creativo, perché io, cioè, variano molto i miei video, ci impiego tanto tempo. Ecco, poi infatti la domanda era, per fare un video, per preparare un video, che in realtà è come dire una piccola coreografia, immagino, una cosa di questo genere, quanto tempo ci metti? Come cominci? Come lo parti dalla musica, parti da un'idea di danza, da cosa parti? No, intanto da un'idea di danza, sì, da quello che voglio trasmettere e mandare. Poi la musica, penso alla musica dopo, diciamo. Ok, e quanto no, ti ci vuole? Creativo. Ecco, TikTok propone video molto, molto veloci, se un minimo lo conosco. Sì. Perfetto, per quei 15 secondi perfetti, quante prove fai? O è buona la prima? No, mai buona la prima, quasi mai. Soprattutto se dietro la telecamera c'è la mia mamma, perché è molto, molto critica. Senti, la mia mamma alla Toscana, quindi è lei il regista, la regista? È lei, sì, sempre lei. E beh, quindi già questo, tornando a quel che diceva Monica prima, dobbiamo dire ai genitori che stiano tranquilli, se è vero che a fare i video di Emma c'è la sua mamma, più tranquilli di così non potremmo essere. Senti, ma tu da fruitrice dei social e quindi di TikTok, al di là di quelli che fai tu, in questi anni ti sei anche, come dire, aggiornata, ci sono altri che lo fanno come te?
Sì, certo, non sono l'unica e questo mi fa piacere perché vuol dire che, cioè, che oltre a me ci sono tantissime altre ballerine che aspirano a questo, ecco. Però non è che ballo solo per TikTok, certo. Ma ho fatto anche tanti altri lavori al di fuori di TikTok, però molti lavori mi vengono tramite questa piattaforma. Comunque sia io lavoro con i social, quindi tante collaborazioni ho fatto con brand, insomma è una bella cosa, ecco. Mi offrono tante opportunità queste piattaforme a me. Molto interessante quello che dici. Ti chiedo una cosa, i video durano 15 secondi perché questo è il format di TikTok, il che vuol dire che sono tutte brevissime coreografie. Questo in qualche maniera lo chiedo a te, ma poi magari lo chiedo anche a Monica, cioè un balletto, anche in un saggio dove ce ne sono tanti, per quella che è la mia esperienza di babbo, di figlie che da piccole facevano danza, mi fermo lì, però dura comunque un po' di più, è più elaborato, più lungo quantomeno. Ecco, riuscire a concentrare, a condensare i 15 secondi una piccola coreografia, credo che in qualche modo cambi anche un po' il linguaggio della danza. Adesso lo chiedo a te, che lo fai in maniera probabilmente anche molto, molto naturale, ma poi lo chiedo a Monica, che invece ha un'esperienza ovviamente di un altro tipo. Devi pensarle così brevi. Sì, infatti in quei 15 secondi devi arrivare alla persona, quindi io cerco di mettere tutte le cose che mi riescono al meglio, magari in quei 15 secondi. Monica, è come per chi comunica, invece che fare un articolo, fare un tweet. Riuscire a mettere in 150 lettere quello che prima magari uno doveva mettere giù in due pagine di foglio protocollo. Come lo vedi tu come dire, da esperta di danza, da insegnante, da persona che per tutta la vita ha seguito questa disciplina? Allora, per me è una cosa difficilissima perché effettivamente vengo da quella generazione, noi siamo, io lo sono ancora, prolissa, lunga, che deve, quindi faccio una fatica immensa, non sono io quella dei tweet, infatti non ce l'ho ma non lo uso, ma ovviamente sono curiosa e guardo agli altri che lo fanno e che lo sanno fare bene. Ecco perché mi sono interrogata su questa cosa. Credo che ho visto anche tantissime compagnie, soprattutto di un certo genere, perché altre compagnie fanno fatica in effetti a promuoversi con TikTok perché hanno un linguaggio che non lo può. Però per quello che riguarda l'hip hop, la videodanza, certi generi di danza, TikTok è proprio giusto. E infatti io poi nel curiosare sono andata a vedere e ho scoperto delle realtà e delle situazioni completamente nuove, interessanti, di lavori che non avevo mai visto prima. Credo che però per avere il seguito che ha Emma, che non ha un pubblico solo e unicamente di danza, quello che è la particolarità di Emma, appunto, di trafitto il cuore del suo pubblico per quello che lei è, per quello che rappresenta, per l'immagine che dà, e molti si immedesimano anche in lei, perché 700.000 che la seguono, io credo che non siano tutti diciamo indirizzati solo e unicamente alla danza, ma è il modo in cui lei si propone e comunica. Senti, quindi, ma tutti infatti soprattutto mi scrivono sempre ogni giorno che le trasmetto tanta energia positiva, tanta solarità, e quindi questa cosa mi fa piacere. Tutto questo è bellissimo, davvero. Sono molto curioso di vedere come sarà quest'estate il camp di videodanza, perché, come giustamente diceva il nostro regista sotto, sarà un camp in qualche modo, o almeno la parte che seguirà Emma, questo lo chiedo anche a Monica, sarà un po' diverso come, diciamo, come insegnamento rispetto a quelli che sono sempre stati i camp di danza, giusto? Sì. Giusto Monica, giusto Emma? Sì. È qualcosa di differente perché faremo sui ragazzi appunto delle coreografie che magari saranno anche un po' più lunghe, non è che devono fare coreografie. Poi dopo Emma spiegherà a loro come lei lavora per realizzare un TikTok e ognuno lo realizzerà, non è che c'è un insegnamento o Emma certo. Fa delle lezioni di danza, ma lei viene proprio come una sorta di tutor. Ma tu ne hai mai fatti dall'altra parte dei camp di questo tipo, Emma, o tu l'hai imparato da solo davanti alla No, diciamo, io alla telecamera?
tu da sola, quindi insomma in qualche modo è davvero ancora più uno stimolo. Esatto, è vero. Perfetto, io credo che sia una cosa davvero interessantissima, mi auguro che anche grazie a questa piccola chiacchierata chi ci ascolta sia stimolato. Mi viene da fare a Monica una domanda, a Monica, magari poi anche a Luca ci senti sottofondo, 700.000 followers, si iscrivesse anche solo il 10%, noi non sappiamo dove metterli. No, vabbè, però adesso vedremo, non lo so, noi non vogliamo fare il primo anno un numero chissà, non è una questione di subito un numero enorme, anzi dobbiamo anche testarci anche con Emma, perché penso che sia una prima esperienza anche per lei, e noi vogliamo fare le cose fatte per bene, quindi sicuramente avremo una buona adesione, però abbiamo anche dei numeri che dovranno essere contenuti, perché altrimenti... Non so, Luca, cosa dici? Non so se Luca possa dirlo in sottofondo, ma insomma... No, immaginiamo Luca ne vuole 700.000. Luca ne vuole 700.000, perfetto, ora vedremo come fare. Senti Emma, io ringraziandoti davvero molto, non solo per la disponibilità a partecipare, ma davvero per questa freschezza che si vede anche solo dal sorriso e dall'età. 10% va bene, ha detto. 10% va bene, questa è la risposta di Luca. Quindi 70.000 persone, vabbè, 70.000 partecipanti al camp di quest'estate, direi che sarebbe già una buona cifra. Emma, come ti preparerai a questo camp, a fare da insegnante a ragazzini, immagino un pochino più giovani, ma magari ce ne saranno anche della tua età, o che ne so, anche un po' più anziani, ma comunque desiderosi di imparare come si può fare questa cosa qua. Se io avessi una silhouette migliore verrei anch'io, ma non credo che sia il caso. So, come ti preparerai? Ma io non vedo l'ora, perché passare il tempo con loro mi fa sempre strapiacere, abbracciarli, stare a parlare, perché fanno sempre un sacco di domande, anche quando le fermo, magari mi fermano per strada così per una foto, ci passo un po' di tempo insieme. Non vedo l'ora, spero di trasmettergli il meglio e giusto quelle cose in più da sapere sui social. Speriamo bene. Si preparerà tanto insieme a me. Allora, faremo dei grandi briefing insieme. Siamo in una botte di ferro. A questo punto sarà davvero uno degli eventi dell'estate in Riviera. Ci auguriamo che sia scomparso tutto il Covid del mondo, che ci possa davvero essere l'apertura massima possibile, perché non solo Eurocamp e il camp di danza, che ormai è una tradizione che Monica ha portato avanti negli anni, ma davvero questa novità con Emma del Toro se lo merita. Grazie tantissimo Emma, buona preparazione al camp, ma soprattutto buona vita e tante belle cose anche di qui ad allora. Spero davvero che quest'estate ci siano le occasioni per rivederci ancora e per avere modo di riconfermare, ritestimoniare anche attraverso queste chiacchierate quello che stai facendo per i ragazzi, grazie a questa tua grande dote di spontaneità e di freschezza, e grazie ovviamente alle tue doti da ballerina. Grazie Emma del Toro, grazie Monica Ratti. Grazie a voi. Buona giornata, grazie, e ci vediamo tutti 70.000 quest'estate.